Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamere Estero, oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie a testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare una opportunità per la ripresa delle nostre piccole e medie industrie, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi il focus sarà la Svizzera, quindi parliamo di un paese di poco più di 8 milioni e 600 mila abitanti che ha incentrato la sua economia sui prodotti industriali ed agricoli di elevata qualità, oltre che sul settore bancario. Nonostante ci sia stato un notevole rallentamento negli ultimi anni della crescita economica ed un peggioramento delle prospettive per ampi settori dell'industria, la Svizzera però è sempre un paese in crescita dal punto di vista economico. Il consumo rimane robusto e i bassi tassi continuano a trainare gli investimenti nel settore dell'edilizia. La Svizzera è uno dei paesi più ricchi al mondo, con il terzo PIL pro capite d'Europa, ben 80.000 euro, dopo soltanto la Norvegia e il Lussemburgo. In Svizzera oggi risiedono stabilmente oltre 650.000 italiani e quotidianamente sono 75.000 i frontalieri che vanno in Svizzera a lavorare. Oggi ospite di OK Italia Parliamone per parlare delle opportunità per le nostre imprese in Svizzera, il presidente della Camera di Commercio italiana per la Svizzera, Vincenzo Di Pierri. Buongiorno Di Pierri. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Di Pierri, l'epidemia Covid-19 sta avendo, come è naturale che sia, impatti anche sulle economie dei singoli paesi. Dal 22 giugno sono stati abrogati in Svizzera molti provvedimenti per combattere il nuovo coronavirus. Rimane, per esempio, le grandi manifestazioni con più di 1.000 partecipanti restano ancora vietate, probabilmente si parla fino alla fine del mese di agosto. Dall'inizio dell'emergenza vediamo qualche dato: i casi positivi registrati in Svizzera sono stati 31.617, i morti sono 1.682. L'Ufficio federale della sanità pubblica, pochi giorni fa, il 27 giugno, ha comunicato che continua però a salire il numero dei contagi, anche se per fortuna senza nuovi decessi. Le chiedo, Di Pierri, qual è la situazione Covid-19 oggi in Svizzera e anche se si è ritornati regolarmente tutti a lavoro o continuano ancora restrizioni? Bene, grazie. Faccio un attimo un passo indietro. Quando è iniziata la crisi, come ha reagito il governo svizzero? Ha reagito come ci si poteva aspettare dalla Svizzera, in una maniera pagata, disciplinata, ordinata. Non ha fatto altro che tirare fuori il piano di emergenza per le pandemie e l'ha implementato. Quello che a me anche continua a stupire, a colpire in maniera positiva, pur essendo qui ormai da 48 anni, è la disciplina con la quale viene portato avanti un certo tipo di discorso. C'è stata una piena armonia tra i vari cantoni, che come voi sapete i cantoni qui godono una grande autonomia anche nel rispetto della confederazione, ma in questo caso, in caso di come annunciare, informare, sono andati mano a mano sia i cantoni sia la confederazione. Quindi nessuno, in nessun momento, ha utilizzato la pandemia e le decisioni che venivano man mano varate per scopi politici. Quindi questa è una cosa che a me personalmente piace moltissimo, ha colpito tanto, che si va a, anche l'informazione che avveniva man mano è stata un'informazione univoca. Praticamente questo dà il senso anche di tranquillità, di sicurezza alla popolazione, che dice, beh, sanno quello che fanno. Che poi ci siano stati anche delle discussioni dietro le quinte, non lo so, però verso l'esterno è stata sempre una informazione molto pagata. L'altra cosa che bisogna anche menare è stata la depopolazione. Come le sa, qui in Svizzera tutto si basa anche una grande fiducia nella popolazione, nell'appello al buon senso. Quello che è la persona che era stata autorizzata a parlare a pubblico, a informare giornalmente, la prima cosa che ha detto chiaramente è che il materiale sanitario disponibile sarebbe stato prioritario per i medici e per il personale paramedico e poi con coloro che avevano contatto col pubblico e via via. Oggi come oggi. E l'altra cosa anche interessante sotto questo aspetto, che subito dopo hanno delegato la distribuzione, la regolazione
la regolarizzazione di materiale sanitario militare. Quindi tutti gli ospedali, sia privati che pubblici, dovevano passare da quella parte lì. Mi ha colpito molto il fatto che non abbiano creato delle commissioni ad hoc o da super commissari e così via, ma hanno messo in essere l'apparato che effettivamente è preposto a lavorare. Ed è andata abbastanza. Ieri, noto una certa similitudine che sta facendo con una sottile ironia verso come si è gestita l'emergenza nel paese Italia. Ma no, cioè io amo il mio paese, ci mancherebbe altro. Penso che nella vita bisogna anche avere l'umiltà di capire, guardare gli altri e vedere chi fa le cose meglio. Anche a scuola uno scopiazzava, se sapevi che l'amico, quello di il compagno di banca era più bravo, diceva mi scopiazzava, non c'è nulla da vergognarsi, cioè, perché di inventare sempre la ruota. Questo è stato fatto molto bene. L'altra cosa, con grande rammarico delle mie sorelle che vivono in Italia, è il fatto che nei supermercati, dopo il primo giorno che c'è stato un po' di assalto, il governo aveva incoraggiato le persone a starsene buone e tranquilli perché c'era abbastanza riserve, e sai il paradosso qual è? Che hanno messo i saldi, addirittura la merce è diventata più a buon mercato che non hanno saldi di prezzi. Questo per dare una piccola panoramica, perché quando si parla della Svizzera tutti pensiamo di conoscere la Svizzera, poi la Svizzera è fenomenale perché c'è sempre qualcosa da scoprire, no? E quindi questo è stato. La Svizzera sicuramente, oltre a quel piano pandemico di emergenza, ha avuto anche, come dicevo prima, l'umiltà di andare in Italia, di informarsi, a chiedere, a vedere cosa succedeva in Italia, e l'Italia ha fatto un grandissimo lavoro perché c'era qualcosa di nuovo, quindi di sconosciuto, era un animale sconosciuto, quindi i nostri hanno fatto il meglio, si poteva fare meglio, col senno di poi sicuramente questo e quell'altro, che hanno lavorato bene. E quindi i medici, le autorità svizzere hanno molto anche approfittato dell'esperienza italiana. Non c'è stato mai un lockdown come da noi. L'appello era sempre ai cittadini di utilizzare il buonsenso e di guardarsi l'uno all'altro. E anche per me, di una certa età, loro consigliavano di non andare a fare la spesa, tutte queste cose qui. Devo dire che la maggior parte delle persone ha rispettato i consigli che man mano venivano dati. La legge poi è implementata, quella ha chiuso i ristoranti, ha chiuso le scuole, ha fatto tutto quello che doveva fare, adesso man mano stanno riaprendo. Come diceva lei prima, quello che resta ancora in vigore è il divieto di più di 1000 persone. In alcuni posti, se vanno più di un certo numero di persone, devono lasciare il nominativo, l'indirizzo, in modo che siano rintracciabili, ma anche qui, come in tutti i posti, poi ci sono le eccezioni, sono i tipi che non rispettano, no? Ecco, quindi poi... Nel mese di maggio... Guardano, monitorando, e ogni giorno danno il numero. Sì, no, dicevo, anche come, sì, come da noi, ogni giorno danno la statistica dei nuovi infettati e così via, quindi qui si aggira... ogni giorno che va dai 10 ai 30 nuovi infettati, ma non più così gravi come all'inizio. Chiaro, ho sentito anche che dal mese di maggio è anche attiva un'app che è un po' simile a quella Immuni che inizia ad essere operativa anche in Italia. Sì, è vero, però sembra c'è una 400.000 persone che già l'hanno scaricata. Ci sono alcuni tipi di telefonini però che non riescono a utilizzarla, quindi anche qui. Stanno provando anche loro, si prova anche qui. Di Pierri, ma durante l'emergenza abbiamo detto che alcune comunque attività, quali soprattutto il settore della ristorazione ed altri, sono comunque stati costretti a un parziale lockdown o almeno a un ridimensionamento della propria attività produttiva, della propria attività lavorativa. Il governo ha supportato in qualche modo queste imprese? Certo, il governo è stato molto, molto veloce nell'adottare delle misure atte a far sì che non ci fosse una moria di società, di ristoranti e così via. Prima cosa che il governo ha fatto, abbiamo avuto le idee chiare, innanzitutto loro, poi hanno chiamato a raccolta circa 300 rappresentanti delle banche svizzere, hanno detto cosa si aspettavano dalle banche, detto fatto, hanno messo a disposizione 100 miliardi, di cui 65 miliardi ad oggi sono stati erogati, e quello che, come è tipico della Svizzera, l'erogazione di questi fondi che venivano man mano erogati
si basavano su una richiesta di un solo modulo che ognuno è stato in grado di compilare. Adesso non è che voglio girare il coltello nella ferita, però è un dato di fatto, no? Cioè, noi anche come Camera di Commercio abbiamo beneficiato della cassa integrazione, perché abbiamo, sa che la Camera di Commercio qui in Svizzera, siamo su 3 sedi, Zurigo, Ginevra e Lugano, abbiamo 18 collaboratori, quindi da un momento all'altro ho dovuto mettere una parte dei collaboratori in lavoro ridotto come home office, e devo dire che dopo la richiesta, 2 giorni dopo, dico due, mi hanno dato l'ok e che è andato. Così come hanno anche da messa dei fondi a disposizione fino a 500.000 franchi senza nessun ostacolo grosso burocratico, sempre con solo modulo, e questo è andato sotto. Come dicevo, hanno erogato 65 miliardi. Per cui... Quindi i risultati ci sono stati. Di Pieri, secondo gli ultimi dati statistici che sono stati rilasciati dall'Istat ed elaborati dall'ICE, il nostro Istituto per il Commercio Estero, nel 2019 le esportazioni italiane verso la Svizzera hanno fatto registrare un incremento pari al 16,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo addirittura i 26 miliardi di euro. E questa è la seconda migliore performance dell'export italiano dopo quella registrata verso il Giappone, che sappiamo assestarsi intorno al 19,7%. Con questo risultato possiamo dire che l'Italia si colloca al terzo posto tra i paesi fornitori della Svizzera, preceduta soltanto da Germania e Stati Uniti. Ma purtroppo nel primo quadrimestre del 2020, per effetto della crisi del lockdown del Covid-19, l'export italiano ha subito una contrazione del 42% nel suo complesso. Come si spiega che in un paese così piccolo e con un numero di abitanti inferiore alla nostra Lombardia, perché ricordiamo la Lombardia ha circa 10 milioni di abitanti contro gli 8 milioni e 6 della Svizzera, i volumi del nostro export siano così elevati, tanto da poter dire che in assoluto, a livello pro capite, sia di gran lunga la nostra performance migliore in campo dell'export? È interessantissimo questo, perché se prendiamo le esportazioni italiane che vanno verso, mettiamo insieme quelle verso la Cina, verso l'India e la Russia, non raggiungono i 26 miliardi, quindi è un dato veramente impressionante. Io devo dire che ci sono forse molteplici ragioni per cui si arriva a questo. Innanzitutto sicuramente la vicinanza geografica ha un impatto, credo, su questo. Poi ci sono le relazioni storiche tra i due paesi. Io personalmente però sono veramente convinto che all'origine abbia contribuito in un modo determinante il contributo dato dai nostri 650.000 connazionali, che sono i quali per decenni, perché l'emigrazione italiana inizia tantissimi anni fa, per decenni hanno contribuito a modificare usi e costumi del paese, a farsi sinceramente apprezzare e quindi anche a superare quei pregiudizi odiosi che c'erano. Io ricordo quando sono arrivato io, per esempio, 48 anni fa, e l'espresso era qualcosa già sconosciuto. Oggi sono solo espresso e così via. Cioè, gli italiani hanno fatto un ottimo lavoro, anche perché venivano, quel lavoro che hanno fatto, che poi sono i veri ambasciatori, se vogliamo, no? Hanno fatto sì che gli svizzeri cominciassero a conoscere di più, ad apprezzare sia i prodotti italiani sia l'Italia. Il mercato svizzero è sicuramente un mercato che ha alto valore aggiunto. Lo svizzero spende, ma presta molta attenzione alla qualità. Ed è questo è un valore aggiunto dei nostri prodotti. I nostri prodotti sono altamente professionals e sono di ottima qualità. Quindi lo svizzero non è di braccino corto quanto c'è la qualità. Bene, Di Pieri, quali vantaggi ci sono oggi nel fare impresa in Svizzera? Quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando? E soprattutto, lo già anticipava nella sua risposta di prima, quali sono le opportunità per il nostro Made in Italy? Ma le opportunità per noi, sicuramente la Svizzera può essere per noi una piattaforma di lancio verso paesi terzi. Noi abbiamo visto ultimamente, e qui non si parla di delocalizzazione perché poi vorrei aggiungere anche quelli degli investimenti svizzeri in Italia, bensì si tratta di mettere a disposizione di quegli imprenditori, che noi sappiamo i nostri sono molto innovativi, i nostri imprenditori, di mettere a disposizione una piattaforma che dal punto di vista burocratico agevoli il lavoro delle nostre persone. Io vedo, per esempio, dal punto di vista logistico potrebbe essere sicuramente un investimento, dal punto di vista delle start-up,
Sicuramente questa è la piazza dove essere presenti, che c'è molta attenzione, viene prestata molta attenzione, molta cura sia da parte delle università, sia da parte delle grandi industrie. Io vedo il manufatturato, il manufatturiero, e quindi è meglio stare in Italia. Ma ci sono delle opportunità, in modo particolare, nelle nuove tecnologie. Molto bene. Fondata nel lontano 1909, la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera si è affermata quale riferimento economico e istituzionale fondamentale per tutti i soggetti, siano essi pubblici o privati, che pianificano e realizzano progetti di espansione economica e commerciale dall'Italia sul mercato svizzero o anche viceversa. Oggi la vostra Camera di Commercio conta circa 700 soci. Le chiedo, Di Pierri, in che modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia e cosa avete imparato, se avete imparato qualcosa, da quanto successo? No, da imparare c'è sempre, naturalmente. Quello che noi abbiamo fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi buon padre di famiglia. Innanzitutto abbiamo messo in sicurezza il personale, perché come ho insegnato al militare, prima si mette in sicurezza quello che si ha e poi si fanno i prossimi passi. Quindi abbiamo messo in sicurezza il personale, abbiamo messo subito attivato l'home office, che era fondamentale. Una volta fatto questo, chiaramente abbiamo dedicato una hotline agli imprenditori italiani, per dare informazione sull'impatto che il Covid-19 stava avendo qui in Svizzera. Poi ci siamo messi a fare una ricerca digitale dei partner svizzeri per tenere sempre aperto il contatto sia con gli svizzeri sia con gli italiani, perché il rischio che si correva e che si corre tuttora è che ci fosse un interesse terzo a incunearsi nel nostro mercato, e noi abbiamo dovuto arginare subito con questo tipo di attività. Abbiamo messo su un servizio proprio per informare sempre sull'evoluzione sia economica che commerciale qui in Svizzera, questa a favore dei nostri imprenditori italiani, e lo stesso abbiamo fatto qui in Svizzera, prestando chiaramente una grande attenzione ai nostri soci, in modo da tenere sempre aperti i canali con i nostri imprenditori. E devo dire che i nostri collaboratori sono stati molto, veramente molto bravi, per cui adesso appena si è riaperto un po' le attività, stiamo correndo bene, quindi sono felice che si possa dare un contributo effettivo. Ecco, ma in condizioni non di emergenza, quindi non nelle condizioni di questo periodo, in che modo la Camera di Commercio Italiana in Svizzera fornisce assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in Svizzera? Ma noi abbiamo diverse richieste, no? Abbiamo, cioè, l'attività di internazionalizzazione di imprese e promozione dei territori. Questo è il compito principale della Camera. Tra l'altro noi abbiamo anche il compito di promuovere sia anche la lingua, la storia, la cultura italiana, e di agevolare coloro che vogliono venire in Svizzera spiegando come funziona la Svizzera. In modo particolare, e mi riferisco a quando 5 anni fa abbiamo aperto l'ufficio di Lugano, che c'era stato un periodo che molte società italiane venivano in Svizzera, perché parlando in modo particolare col Ticino, parlando la stessa lingua, si pensava è come in Italia. No, non è, è un paese diverso, con usi e costumi diversi, ci sono delle cose che per noi sembrano molto più facili, ma ci sono anche delle regole. Mentre forse da noi si è più flessibili nel cercare delle soluzioni, qui flessibilità zero, cioè ci sono delle regole e tu devi seguire quelle regole. E quindi noi abbiamo messo l'accento proprio nel cercare di seguire dall'A alla Z l'imprenditore che pianificava sia di vendere il suo prodotto o di spostarsi in Svizzera, come opzione normativa vigente, che altrimenti avrebbe portato poi, che io penso sempre che poi non viene giudicato il DPR, ma viene giudicato l'italiano, e quindi è un lavoro anche un po' più ampio. È questo che abbiamo fatto, e credo che i miei colleghi anche lui hanno fatto un ottimo lavoro, che viene apprezzato anche dalle autorità locali. E qui volevo ricordare anche, ringraziare anche un po' anche la Svizzera, perché si parla poco, ma degli investimenti svizzeri in Italia. Pochi sanno, quando io parlo con dei miei colleghi, cascano dalle nuvole perché fanno fatica. È una cosa che, gli svizzeri, le società svizzere posseggono in Italia 1300 aziende. Gli investimenti svizzeri diretti in Italia, parliamo di 20 miliardi,
che danno lavoro in Italia, lavoro diretto senza l'indotto, a 68.000 italiani, persone. E l'ultimo investimento fatto dalla Novartis è stata la Torre Annunziata in Campania. Belle cose, no? C'è un bel lavoro. Noi ci siamo a suo tempo molto adoperati perché c'era la parola d'ordine allora, era che attrazione investimenti in Italia. E gli svizzeri, devo dire, che continuano a guardare con interesse l'Italia, continuano gli investimenti svizzeri in Italia, e questo mi riempie anche, sono fiero, perché c'è un po' d'orgoglio, se vengono vuol dire che siamo bravi e quindi riusciamo a fare qualcosa. E questo è molto bello. Ecco, questo è importante, assolutamente sì, anche perché spesso si pensa alla Francia come paese che viene a fare, diciamo, impropriamente shopping nel nostro paese, soprattutto nella filiera alimentare, ma penso che in tanti non sappiano appunto quello che ci ho appena detto, dell'interesse molto forte e la presenza radicata della Svizzera con i propri capitali nel nostro paese. Infatti, sembra una cosa che io, anche quando dico, noi siamo adesso il numero uno per produzione farmaceutica in Italia. Sì. Abbiamo superato la Germania, cioè questi sono posti da me, manufatturiera deve essere molto forte, la parte energetica, i trasporti, siamo veramente, cioè, siamo forti, ecco, quindi fa piacere che ci guardino, non per venire ad acquistare le ciliegine e portarsele via, bensì perché credono proprio credo forse nella creatività dei nostri colleghi in Italia, questo è bello. Un'altra cosa, sempre rispetto all'attrattività del nostro Made in Italy e anche della capacità dei nostri imprenditori, dei nostri lavoratori di avere quella marcia in più rispetto agli altri. Il governo, per cercare appunto di contrastare la crisi conseguente alla pandemia Covid-19, ha approvato anche una serie di provvedimenti finalizzati alla promozione del Made in Italy. Come valuta la loro efficacia? Ma noi li abbiamo seguiti chiaramente con molta attenzione, no? Per quanto ci riguarda, abbiamo messo in ogni sede, abbiamo comunicato in ogni sede la nostra volontà, mettendo a disposizione la nostra professionalità, le nostre competenze, la nostra rete, a contribuire a queste azioni che riteniamo essere fondamentali, ma solo se fanno parte di un'analisi e di un progetto. Certo. Perché non vorrei, cioè, il mio timore è che possa essere qualcosa di estemporaneo e poi tac, finisce lì, no? Invece deve fare una cosa strutturata, deve essere un progetto di dietro. Questo mi sarebbe piaciuto dire. Spero che sia così. Quindi non qualche intervento spot, ma che sia parte di un disegno ben più ampio, che abbia una visione duratura nel tempo. Esatto, io penso che, specialmente per me, parlo per me, di una certa età, no? Bisogna costruire qualcosa per quelli che vengono dopo. E non pensare solo... Il contadino cosa fa? Deve mangiare oggi, è vero. Però... quando va a vangare, a zappare, a seminare, poi deve aspettare un anno prima che riceve. Quindi pensiamo un attimo anche a quelli che vengono dopo. Per me il leitmotiv mio personalmente, per quello che faccio, lo faccio perché credo fermamente che uno che ha ricevuto deve anche dare, non si può solo prendere. E soprattutto mi piacerebbe che quei giovani che lasciano il nostro paese, lasciano il paese di propria spontanea volontà per arricchire il loro bagaglio culturale e professionale, e non perché siano costretti a lasciarlo, ecco, questo, ma forse resterà un pio desiderio, ma io sono cattolico, quindi posso saperlo. Non bisogna mai smettere di credere a dei propri ideali, questo è fondamentale. Di Pierri, l'ultima domanda che voglio farle: esistono, chiamiamole, delle regole d'oro che un'impresa italiana, un imprenditore italiano che punti ad avere successo sul mercato svizzero deve rispettare per evitare poi di incorrere in amare sorprese? Guardi, è molto semplice, qui sono le regole ben definite, basta rispettare le regole che sono state definite. Quindi. E il problema nasce quando qualcuno cerca di fare furbo. Qui c'è il diritto e il dovere, cioè, la burocrazia al servizio del cittadino qui. Questa è una cosa che bisogna toccare con mano, esiste, quindi va benissimo. E soprattutto la grande fiducia che le autorità hanno nel cittadino, questo è bellissimo. L'altra cosa, se mi permette, che vorrei anche dire è per tutte queste iniziative che il governo italiano ha lanciato, dal Cur Italia al rilancio, questo hanno creato in me un po', diciamo, un certo rammarico, no? Perché non c'è mai stato un riferimento esplicito alle Camere di Commercio italiane all'estero, mai.
E in alcuni casi il contributo di queste camere potrebbe essere di importanza, diciamo, quasi vitale per il successo di queste azioni, e quindi essere utili al Paese. Il sistema camerale è un sistema che ha anche le sue pecche, ha i suoi punti deboli, come tutti i sistemi, si può migliorare sicuramente, ma mi piacerebbe, o mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe avere un attimino più attenzione da parte degli organi preposti. E speriamo bene. Io ringrazio Vincenzo Di Pieri, ricordiamo Presidente della Camera di Commercio Italiana in Svizzera, per averci narrato le possibilità di fare business, delle opportunità commerciali per le nostre imprese, per la nostra imprenditoria, in un paese così vicino ma ancora con un grande potenziale di sviluppo per i motivi che ci ha raccontato Di Pieri prima. Di Pieri, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie e buona salute a tutti. Grazie, arrivederci a tutti al prossimo incontro. Grazie.